Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi sono qui con una pila di libri, come potete vedere, perché vorrei fare il video sui miei libri del 2018, un video che avevo fatto anche l'anno scorso e quindi ho pensato di riproporvelo anche quest'anno. Questo non sarà un video recensione di ogni singolo libro perché trovate già tutte le recensioni sul mio canale, tranne uno, ma poi quando ci arriviamo vi spiego. E quindi sarà semplicemente una carrellata dei libri che io ho letto nel 2018 e vi dirò un pochino quelli che mi sono piaciuti di più rispetto ad altri. Quindi volevo semplicemente farvi un resoconto e mostrarvi quello che ho letto lo scorso anno. Il primo libro del quale voglio parlarvi è Mille splendidi soli di Khaled Hosseini. Questo è un libro che mi è piaciuto veramente tantissimo, è una storia di coraggio, una storia di comunque due donne che hanno due vite completamente diverse, poi per qualche motivo le loro vite si intrecciano e nasce tra di loro una profonda amicizia. Sono tutte e due in lotta con un uomo che è il loro marito, che è un uomo molto violento, molto possessivo, molto aggressivo e quindi in qualche modo loro si uniscono per difendersi da quest'uomo. All'inizio la loro amicizia è un po' contrastata, però poi avranno un forte legame. Ovviamente ve l'ho spiegato proprio a grandi linee perché, come vi dicevo, c'è già la recensione sul mio canale. A me questo libro ha emozionato tantissimo, mi è proprio piaciuto e l'ho letto veramente in pochissimi giorni, quindi io ve lo straconsiglio. Poi un altro libro del mio 2018 è La gemella silenziosa. Questo è un libro un po' particolare perché è a metà tra un thriller e un libro che invece parla di emozioni, emozioni profonde, di relazioni familiari, di vita di coppia, di relazione madre-figlia, relazione padre-figlia. Quindi questo è un libro che contiene un po' tutti questi elementi insieme. La storia brevemente racconta il dramma praticamente di una madre e di un padre che hanno perso una delle due figlie gemelle, quindi una è morta, l'altra è rimasta in vita. A un certo punto questa bambina rimasta in vita dice alla madre: "Ma perché continui a chiamarmi Cristi? Io sono Lidia, Cristi è morta." Quindi praticamente insinua nella testa dei genitori il fatto che loro possano essersi sbagliati e aver creduto morta la figlia che in realtà è rimasta viva. Quindi c'è tutta questa storia appunto legata al fatto di capire chi è quella delle due che è rimasta in vita e perché comunque la figlia continua a dire di non essere lei, ma di essere appunto la sorella. È una trama scritta bene, è una trama scorrevole, quindi nonostante magari sembri un po' complicato spiegato così, in realtà si legge molto bene in modo veramente lineare. E questo è un libro che mi è piaciuto perché mi ha veramente incuriosita fino all'ultima pagina. Inoltre io non riuscivo a capire qual era, diciamo, la soluzione a questo enigma finché non ho finito il libro. Quindi l'autore è stato anche molto bravo a trascinare e a coinvolgermi fino veramente all'ultima riga del libro. E anche questo io è un libro che vi consiglio perché secondo me è abbastanza vincente, mette comunque alla prova la vostra intuizione e la vostra capacità di capire dove vuole arrivare l'autore, quindi ve lo consiglio. Il prossimo libro è l'unico del quale non trovate la recensione sul mio canale perché non ho mai fatto la recensione. Sto parlando di Canto di Natale di Dickens. Questo ve l'ho citato in varie forme, in vari video, perché comunque tutte le volte che vi do dei consigli di lettura che riguardano il periodo natalizio, io vi cito sempre Canto di Natale. Io l'ho letto nel 2018 in questa edizione, perché in realtà è un libro che avevo già letto tanti anni fa, però l'anno scorso me lo sono fatto regalare e ho deciso di leggerlo. Ed è un libro che comunque è molto, molto riflessivo, molto profondo, secondo me. È la storia di Scrooge, che è un uomo molto arido, molto avaro, indurito dalla vita, che la notte della vigilia di Natale, quindi tra il 24 e il 25 dicembre, riceve la visita di tre spiriti: lo spirito del Natale passato,
quello del Natale presente e quello del Natale futuro. Gli faranno fare proprio un viaggio nel tempo, cercando di fargli capire che cosa lo ha portato ad essere così rigido e così avverso alla vita. E questo, diciamo, che stimolerà in lui un cambiamento significativo. Quindi anche questo è un libro che io comunque vi consiglio, perché anche se tratta, diciamo, un argomento che viene sottolineato soprattutto nel periodo natalizio, perché si parla anche di come questo protagonista sia proprio avverso al Natale, è un libro comunque che fa riflettere su tanti temi diversi che secondo me sono comunque validi anche se non siamo a Natale, quindi insomma è un libro che vi consiglio. Un altro libro del 2018 e dell'ultimo che io ho letto nel 2018 è Il volo dei cuori sospesi di Elvia Grazzi. Questo mi è piaciuto moltissimo, è scritto veramente molto bene, tratta un argomento molto forte perché parliamo comunque della storia di due sorelle che vengono separate nel momento in cui gli ebrei, perché loro sono ebree, vengono deportati nei campi di concentramento. Una sorella si salverà e l'altra invece verrà deportata in questo campo. Poi, quando tornerà e si ricongiungerà con la sorella, emergerà proprio tutta la sua durezza e tutta la profondità della sua ferita. Quindi ci sarà un rapporto contrastato tra le due sorelle, ci sarà la vita di una che è abbastanza scandita e prevedibile, la vita dell'altra piena di scossoni e poi ovviamente succederanno delle cose che non vi svelo, ma è un libro che anche questo mi ha fatto veramente riflettere molto e vi consiglio di andare a vedere la recensione che ho fatto sul mio canale perché potrete capire comunque qualcosa di più sulla trama e soprattutto parlavo anche in modo un po' più approfondito delle mie sensazioni e della mia opinione riguardo a questo libro. Qua è solo una carrellata veloce, quindi io in questo video non posso fare altro che consigliarvelo e consigliarvi di andare a vedere anche la recensione, perché vedrete che in qualche modo stimolerà poi la vostra curiosità. Un libro che mi è piaciuto tantissimo, che mi ha coinvolta tantissimo e che non riuscivo proprio a smettere di leggere è Le sette sorelle di Lucinda Riley. Questo è un libro che io proprio non riuscivo a posare sul comodino. Ho fatto praticamente la notte per leggerlo, lo leggevo praticamente anche in piedi mentre ero ai fornelli che facevo da mangiare, quindi è stata una cosa veramente coinvolgente al massimo. Non mi è mai successo, di essere così tanto presa da un libro, ma veramente mi è proprio piaciuto. È la storia di queste sorelle che dopo la morte del padre ricevono in eredità delle coordinate che le porteranno a scoprire quali sono le loro origini, e in questo viene narrata la storia della prima di queste sette sorelle che andrà a cercare le sue origini, andrà fino in Brasile, incontrerà delle persone che sono state significative per scoprire appunto quali sono le origini che lei ha, incontrerà una persona che riuscirà a raccontarle, a farle avere del materiale comunque per risalire a quella che è la storia della sua famiglia. Ed è un libro che io vi straconsiglio perché è leggero, non è particolarmente impegnativo, vi aiuterà a rilassare la mente, vi coinvolgerà perché è veramente scritto in modo molto molto coinvolgente. Ovviamente non è un libro impegnato, un libro serio, è un libro leggero, un romanzo leggero, però mi ha proprio coinvolta tantissimo, quindi direi che questo forse è quello che in qualche modo nel suo genere mi è piaciuto di più perché proprio non riuscivo a posarlo sul comodino, è stata una cosa incredibile. Poi un altro libro che mi è piaciuto ma non mi ha coinvolta così tanto perché c'è stato un momento in cui ero un po' ferma è stato questo, Il segreto di Riverview College. Questo è di Susan Goga. Questo mi è piaciuto, è la storia di un'insegnante che è molto legata in particolare ad una delle sue allieve, poi questa allieva le dichiara amore, e lei ovviamente rimane un po' così, un po' scossa, un po' imbarazzata, però comunque accoglie la sua proposta senza farla sentire in colpa, diciamo.
Poi questa sua allieva sparisce e le lascia un messaggio particolare, una cartolina che sotto al francobollo nasconde un messaggio in codice che la porterà nella sua stanza, le farà scoprire un piccolo scrigno con dentro degli indizi e lei comincerà ad indagare per capire dove vuole portarla con questo messaggio. Questo è un libro che, come dicevo, mi è piaciuto, è stato molto carino nell'idea, è stato sviluppato abbastanza bene, ma ho avuto un momento, soprattutto nella parte centrale del libro, in cui mi ero un po' fermata, mi ero un po' persa, non avevo più tanta voglia di leggerlo e mi stava coinvolgendo meno. Poi devo dire che si è ripreso verso la fine. Però magari sono io che in quel momento ero più stanca, quindi non do la colpa al libro. Magari, appunto, come dicevo, sono stata io ad essere un po' più stanca e quindi ho avuto un momento in cui mi sono fermata. Però devo dire che è un libro che mi è piaciuto nel suo insieme, quindi io vi consiglio perché la storia è anche originale, particolare, quindi insomma è un libro carino da leggere. E poi mi sono tenuta per ultimo quello che invece, devo dire la verità, non mi è piaciuto e mi dispiace che non mi sia piaciuto questo libro perché fa parte di uno di quelli che io considero i miei autori preferiti, perché a me piacciono i thriller, quindi da lettrice di thriller leggevo i libri di Ulf Dorn. Io ho letto l'anno scorso Gli Eredi. Devo dire che questo, rispetto a tutti gli altri che ho letto, non mi è piaciuto perché ha una storia veramente inverosimile. Una storia che non ha assolutamente nessun tipo di contatto con la realtà. Parla di una bambina che comincia a sentire dei suoni strani, delle voci strane, comincia a comportarsi in un modo strano. Sembra che oltre a lei, in questi comportamenti strani siano coinvolti altri bambini, poi c'è una specie di ribellione di massa di questi bambini che sembrano guidati dall'alto, da uno spirito comunque, diciamo, di un'altra entità, però è qualcosa veramente di poco realistico. Io l'ho trovato veramente poco realistico. Cioè, non lo so, neanche un libro fantasy è così poco realistico di questo, quindi proprio mi ha quasi un po' infastidita. Per quanto sia inverosimile, quindi questo veramente io lo devo proprio bocciare perché non mi è proprio piaciuto. Anche di questo libro, ovviamente, trovate la recensione sul mio canale, quindi se vi interessa saperne di più potete andare a vedere quella. Io vi lascio nelle schede la playlist di tutti i video che riguardano le recensioni di libri. Quindi non vi lascio la recensione di ogni singolo libro, ma proprio tutta la playlist, così potete andare a vedere tutti i libri di cui io ho parlato e andare a vedere direttamente quello che vi interessa. Questo purtroppo pollice in giù. Questi sono tutti i libri che io ho letto nel 2018. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete letto qualcuno di questi libri che ho citato, oppure quali avete letto nel 2018, se vi sono piaciuti o no. Io adesso che siamo nel 2019 ho già degli altri libri da leggere, uno lo sto leggendo adesso, quindi poi arriverà la recensione. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.